Ah, ah, benissimo, ecco, mi hanno spedito a fare gli onori e i doveri di, uh, di casa. No, dai, le foto. Eh, dai. Vabbè. Eh, grazie a tutti per essere qui, a tutti e tutte per essere qui. Um, grazie mille alla Fondazione Carito e al Comune di Trento che hanno concesso molto gentilmente questa sala per un evento di promozione culturale. Grazie ai relatori. Adesso vedrete proiettato anche Giorgio che non è qui fisicamente, e quindi abbiamo avuto insomma un disguido e Grazie mille a Costa che faccio subito sedere, direi non vi rubo ulteriore tempo e con una... con... No, non... perché non ho niente da dire, mi hai giocato. Ecco e farei una... un caloroso applauso a Costa. Grazie. Allora, benvenuti. Io sono particolarmente contento di essere di nuovo a Trento, dove torno sempre con grande piacere. Il tema di questo incontro è la spesa pubblica come immagino, come è composta, eh, come si evolve negli anni, che cosa porta. Magari faremo anche un, un incursione, se vuoi Giorgio, se lo credi, se lo ritieni, su come la spesa pubblica incide sulla ricchezza del paese, eh, in quel famoso calcolo eh, che viene detto PIL, eh, non lo so. Io lascerei subito a te la parola Giorgio, perché poi so che forse eh, hai i tempi ristretti e non, non approfittiamo troppo, quindi la, ti lascerei la parola e poi faccio degli interventi dopo. Sì, sì. Però io faccio un discorso di natura generale per arrivare a inquadrare la questione. Noi abbiamo lo Stato liberale e lo Stato sociale. Cos'è lo Stato liberale? È quello che si occupa di difesa eh, ordine pubblico, quindi difesa esercito, ordine pubblico, polizia e carabinieri e amministrazione dello, dello Stato. E questo è lo Stato liberale, era quanto si aveva nei paesi occidentali, diciamo, in particolare europei, fino alla prima guerra mondiale. Era il mondo eh, liberale dove il diritto di voto non era universale dove governavano l'elite con un sistema politico molto eh, particolare, che era quello del notabilato, e tutto questo mondo qua. E quello sarebbe lo Stato liberale. Lo Stato liberale costava circa il 10%, dal 10 al 15% del PIL. <ride> Se guardate i numeri di oggi, lo Stato liberale costa ancora un 10-15% del PIL. Quindi quello è rimasto costante. Certo, cioè, il PIL è esploso di Oggi l'italiano è, è 15 volte il PIL dei tempi di Cavour, Quindi il 10-15% di oggi, è il 10-15% è una 15 volte superiore. Ma rimane, che è 10, il 10-15%. Tutto il resto è lo stato sociale. Cos'è lo stato sociale? Sanità e pensioni eh, per la parte non coperta dai versamenti di quelli che lavorano al durare. Eh, all'ente pensionistico, perché l'altra parte, quindi questo è escluso, l'altra parte è l'appesa dello Stato a coprire la differenza tra le spese pensionistiche e i contributi pensionistici. E questo è lo stato sociale. Quando nasce lo stato sociale, a colpi diversi, nasce con gli effetti della prima guerra mondiale, perché nella prima guerra mondiale le masse per la prima volta eh, vengono, eh, diciamo così, coinvolte in grande stile. Eh, un sacco di dimensioni colossali e, e le elite dell'epoca si rendono conto che qualcosa devono dare. E questo qualcosa che devono dare all'inizio è debulissimo e diciamo così una maggiore sicurezza che è fatta di eh, sanità, pensione, ma all'epoca cos'è? Assolutamente minime. L'istruzione era una cosa fondo, necessaria per lo sviluppo dell'economia perché... Giusto per avere un'idea, nel 1951, quindi dopo la seconda guerra, quindi salto tutto l'intervallo fra le due guerre, l'80% degli italiani aveva eh, un'istruzione elementare e eh, circa l'80% degli italiani aveva i sanitari, non aveva i sanitari in casa. Quindi noi non ci rendiamo conto di che cosa è successo con lo sviluppo. Cioè l'80% di analfabeti, semi-analfabeti, semi-analfabeti, e un eh, tenore di vita assolutamente miserabile rispetto a quello che per noi oggi è del tutto normale. Ora, cosa succede? Quindi sono le. Per tenere il consenso politico delle masse a cui tu avevi fatto fare la guerra, piano piano c'è lo stato sociale. In Europa nasce come intervento pubblico. Negli Stati Uniti, soprattutto dopo la seconda guerra, gli elementi di Stato sociale sono privatistici, nel senso che, per esempio, eh, un fatto saliente della storia economica americana è che eh, sono i sindacati del settore dell'auto che riescono a strappare degli incrementi salariali enormi più sanità e pensioni, ma solamente per quelli che lavoravano nel settore dell'auto lo Stato sociale in America è il frutto di un negoziato privato, lo Stato sociale in Europa è essenzialmente un intervento di natura politica dello Stato. Qual è, cos'è che c'è dietro questa cosa qua? Quello che c'è dietro è evidentemente è il bisogno, la necessità di avere il consenso, il consenso politico. Quindi, diciamo, la parte economica si stempera di fronte alla necessità di avere il consenso politico perché altrimenti non si spiegano tutta una serie di cose a cui arrivo velocemente diciamo così che una volta che tu hai costruito lo stato sociale lo puoi avere che si spinge in due direzioni la direzione eh, liberale dove tu hai certo lo stato sociale che pesa più o meno incluso lo Stato liberale, cioè la spesa pubblica, che pesa dal 35 al 50% del PIL nei paesi avanzati, che però restano liberali, così come hai lo Stato sociale che inizia come Stato sociale e poi diventa lo Stato, diventa pervasivo e scivola nel totalitarismo. In due occasioni c'è stata diciamo una, una spinta di tipo totalitario a partire dall'intervento dello Stato. Eh, questo in Italia e in Germania, ma soprattutto erano i programmi se la guerra fosse stata vinta da, dalla Germania e poi perseguire dall'Italia, quindi, siccome è stata persa quello che era il programma dei nazisti di eh, socializzare tutto, eh, no, non c'è stato perché, 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 perché hanno soltanto me, perché hanno perso la guerra. Diverso è il caso dei paesi socialisti. Nel caso sovietico tu avevi certo l'istruzione pubblica e le pensioni modeste e eh, una sanità modesta ma diffusa e questa è una cosa interessante, c'era nell'Unione Sovietica, c'è molto meno in Cina. Ma saltiamo tutta la questione dei paesi socialisti e concentriamoci sull'Occidente. Quindi nasce lo Stato sociale che ingloba lo Stato liberale, nasce per un problema di consenso politico. Fortuna non ha una deriva totalitaria, ma ha una deriva, diciamo così, liberale, se non completamente liberale. Il punto della questione è quale può essere l'alternativa allo Stato sociale, perché tu dovresti avere una, un consenso politico forte che smantelli lo Stato sociale o che privatizzi parte di quello che è... Stato sociale, cioè privatizzi parte della sanità, privatizzi parte dell'istruzione e privatizzi parte della, del sistema pensionistico. Guardate che il sistema pensionistico è parzialmente privato, cioè è privato ma non completamente nemmeno negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Quindi il problema politico, se tu vuoi, eh, diciamo così, ridurre lo spazio dello Stato liberale, è quello che dovrei, devi trovare un consenso alternativo è tutt'altro che facile. Tutt Bene, ci sono delle cose buffe, una raggiungo poi arrivo alla, alla questione italiana, eh, c'è chi sostiene che i mercati finanziari traggono grandi vantaggi dallo Stato liberale, eh, Stato sociale, eh? Come Stato sociale, i mercati finanziari, sì, che una volta che tu hai dato sicurezza a ceto medio, mh? Perché il medio va a istruzione, sanità e pensioni, si riduce il bisogno di, eh, del risparmio precauzionale e quindi può finire nei mercati finanziari. C'è una correlazione, che non è detto che sia ovviamente una causazione, tra la crescita dello stato sociale e l'esplosione dei mercati finanziari anglosassoni. In particolare, lo studio è stato fatto sulla Gran Bretagna, mentre prima. Che lo stato sociale diventasse pervasivo, i prezzi si muovevano secondo i dividendi. Successivamente alla nascita di uno stato sociale pervasivo, la borsa sale, dando poca importanza ai dividendi e una grande importanza alle aspettative. E questo è interessante perché può darsi che ci sia un risparmio che, non essendo più precauzionale, perché tu non hai che devi risparmiare chissà cosa perché ti rompi la gamba perché se ti rompi la gamba vai all'ospedale e tu hai nei fatti eh, condiviso con 45 milioni di persone la spesa pubblica e quindi come se avessi un'assicurazione con 45 milioni di sottoscrittori a quel punto la tua quota di risparmio precauzionale per la famosa gamba rotta può finire nei mercati finanziari, quindi questo è un altro aspetto interessante così come quando sembrava che il debito pubblico stesse scomparendo verso la fine degli anni 90 negli Stati Uniti, perché il bilancio Stato era talmente inattivo nei tempi di Clinton, che si pensava che il debito pubblico sarebbe scomparso. A quel punto Greenspan dice attenzione, attenzione, perché se il debito pubblico si riduce troppo finisce che non abbiamo, eh, diciamo così, l'architrave dei mercati finanziari che è il debito pubblico di un paese solvente, come ovviamente sono gli Stati Uniti. Quindi, Attenzione che ci sono anche questi aspetti, per cui l'aspetto di ridurre l'intervento dello Stato sociale non è che lo devi azzerare, ma devi tener conto di quanto è riducibile, quanto è sostituibile col privatismo. Ma che è una quota rilevante della, della, diciamo così, della, della sanità della, dei mercati finanziari dipende dal per, per pubblico perché non c'è risparmio precauzionale. E perché? Il debito pubblico è, se non è esagerato, non è eccessivo, è l'architrave la, de, de, della diversificazione dei portafogli. Lo ci ho detto, questo non vuol dire che allora va bene così com'è. E infatti qui arriva una parte interessante, che è quella, diciamo così, meno, meno buonista di quella che vi ho raccontato. Cioè, voi andate a studiare il debito pubblico rispetto al PIL, voi vedete che i tempi dello Stato liberale, il debito pubblico esplodeva solo per la guerra. Infatti voi vedete che il debito pubblico inglese esplode con le guerre di Napoleone, con la prima guerra mondiale e con la seconda guerra mondiale. Quindi l'esplosione si aveva con le guerre del debito pubblico. Mentre da quando c'è lo Stato sociale, naturalmente ci sono state le esplosioni di guerra, ma allora non c'era lo Stato sociale, quando c'era Napoleone, la prima e la seconda guerra mondiale, nella stessa misura di oggi, Invece adesso si è, si è raggiunto lo stesso livello di debito che si aveva con le guerre per effetto dello stato sociale. Quindi prima il cattivo erano le guerre, adesso il cattivo è l'espansione della spesa pubblica eh, in deficit che, eh, il, con il deficit che viene coperto dall'emissione di prevenzione. Noi abbiamo un debito pubblico che è maggiore di quello degli altri paesi, notoriamente, no? Come mai abbiamo un debito pubblico? E qui entriamo in politica, nel senso che la, la spiegazione è tutta nella politica. Tu hai andata a studiare come, come si forma il debito pubblico: si forma come differenza tra le entrate dello Stato e le uscite dello Stato al metodo del pagamento degli interessi, e cioè il famoso saldo primario. Il saldo primario italiano viene suddiviso per aree regionali. Quindi abbiamo il nord-est, il nord ovest, il centro e il meridione. Il nord ovest ha sempre avuto un avanzo primario, e cioè le spese statali nel nord ovest d'Italia sono sempre state inferiori agli incassi dello Stato. Nel nord est erano leggermente inferiori gli incassi della spesa, ma poi c'è stata la grande crescita economica di Caum del Triveneto, per capirci. E adesso anche lì lo Stato è eccedentario nella sua spesa. Il centro dell'Italia è tutto pareggio, da sempre, cioè non, lo Stato non spende più di quanto non in carico di pareggio. Laddove il, il disavanzo enorme fra le entrate dello Stato e le uscite dello Stato si ha in meridione. La ragione per cui si ha in meridione, evidentemente, è una ragione legata allo sviluppo sottosviluppo del meridione, una situazione non diversa, c'è cioè anche nella Germania che ha assorbito la DEDEA, così come c'è negli Stati Uniti, per dire la Louisiana, ma quindi non è una novità, ci sono ha depresse che producono più spesa pubblica di quanto tasse non producano, che punto è? In meridione è un terzo della popolazione italiana, mentre la VEDER non è un terzo di quella tedesca, figuriamoci la Louisiana è un terzo di quella statunitense. Quindi noi abbiamo un'area di sottosviluppo maggiore di quella di paesi che hanno area di sottosviluppo, la quale area di sottosviluppo ha prodotto una spesa che è sempre stata eh, maggiore del, degli introiti eh, fiscali dello Stato. E lì si è creato il debito attenzione perché una volta il disavanzo il disavanzo primario del meridione era adesso è parzialmente rientrato ma resta d'accordo ed è compensato dal region centro italia e dall'avanzo del nord italia quindi l'avanzo del nord italia mangia il disavanzo milionare con il centro che è neutro e infatti l'italia da 1992, con l'eccezione le del 2009 e del 2020, ha sempre avuto un avanzo primario, a differenza di altri paesi come la Francia, che è in disavanzo primario dal 1974. Quindi il problema nostro non è un eccesso di spesa pubblica aggregata, ma è, e non è un problema di qualità, sto parlando di aggregati. Quindi non discutiamo la qualità, discutiamo l'aggregata. Il nostro non è un problema di spesa pubblica aggregata. È un problema di pagamento degli interessi a fronte del debito pubblico che si è creato nel corso del tempo. Tutto ciò detto, uno potrebbe chiedersi perché mai c'è stato. E qui bisogna capire la storia politica italiana, mi spiace. L'economia non ti dà intelligenza di questa vicenda, ti dà un'intelligenza contabile, ma non sostanziale. E il punto della questione è che tu in Italia Avevi un'opposizione un che non poteva andare al governo e che quindi, eh, diciamo così, premeva l'acceleratore su richieste che non erano oltre un certo limite ragionevoli e avevi un partito di governo che, non avendo problemi di ricambio perché restava e avendo il problema di dover controbilanciare l'opposizione che chiedeva più di quello che fosse possibile perché tanto non doveva governare meno lei spendeva altrettanto. quindi noi avevamo un'opposizione prospesa, che spingeva per la spesa, e un governo che non poteva non accettare questo gioco e spendere sempre di più per avere il consenso. Questo sistema, che era sostanzialmente quello della Prima Repubblica, e questa vicenda del debito italiano e della, del, del bilancio dello Stato, dalla metà degli anni Sessanta fino alla fine degli anni Ottanta. È lì che si crea il, il debito in quegli anni, in maniera crescente. Dopodiché vengono prese delle decisioni di grande importanza. Queste decisioni di grande importanza sono sostanzialmente la separazione, il divorzio tra la Banca Centrale e il Tesoro. Prima, la Banca d'Italia doveva comprare. Le obbligazioni che i privati non compravano, il nome tecnico è l'inoptato. Col divorzio, la Banca d'Italia non è più tenuta, quindi la spesa pubblica, volta ad avere un consenso più o meno giustificabile, non era più a costo zero per la politica, perché la Banca d'Italia non sottoscriveva l'inoptato. Quindi questo metteva un vincolo alla politica, e quindi di conseguenza, in qualche modo, questa doveva reagire. E qui il protagonista è stato Andreatta. Visto che siete a Trento, vorrei portare il rispetto a questo straordinario personaggio. La seconda cosa è stata la, la vicenda dell'euro. Che una volta che tu non avevi più una tua moneta, veniva meno tutto il sistema precedente, che era un sistema in cui tu lasciavi correre il costo del lavoro oltre la produttività, perché poi svalutavi e rendevi di nuovo competitive. Le imprese italiane però pro tempore perché saliva il costo delle materie prime e eh, continuava la crescita del costo del lavoro maggiore della produttività e quindi dovevi svalutare di nuovo. Il dramma di questo sistema della lira che si svalutava era che tu avevi una, non avevi un incentivo ad avere una tecnologia di livello perché tanto te raccava cavavi con la lira mentre invece l'idea era che se tu ti vincoli ad avere una moneta forte non puoi che reagire e ristrutturare il sistema economico. Altrimenti detto, anche qui c'è sempre Andreatta come protagonista, ma c'è anche una battuta magnifica di Giuliano Amato, il dottor Sottil, che diceva o oh, si reagisce a questa, a questa decadenza italiana che cerca... Diciamo così, di continuare con una tecnologia medio-bassa ad essere un paese ricco, perché se non reagiamo, prima o poi diventiamo un enorme eh, Disneyland, dove invece di, 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 di popolino c'è il colosseo. E vengono prese queste due grandi decisioni. Da quel momento, tutto quello che era diciamo così scialacquato, usatemi il termine che non è tecnico diventa, e quindi l'Europa, l'Euro, le manovre, il saldo primario diventa positivo nel 92 col governo Andreotti-Carli, quindi nel 92 con la prima repubblica, dopo salta tutto per tutta una serie di ragioni. La ragione di fondo per cui abbiamo tutto questo debito è quindi, non so suddividerlo con pesi, una quota rilevante del paese che economicamente arretrata, il fattore detto K, cioè che i comunisti non potevano andare al governo e quindi chiedevano delle cose anche astruse, i democristiani per fermare la crescita dei comunisti spendevano più di quanto in una condizione diversa non sarebbe avvenuto, e tutto in un mondo che era un mondo di aspettative crescenti. Perché? Un paese è venuto fuori dalla povertà, l'80% di persone che erano, avevano fatto solo la scuola elementare nel 1951, un paese che per la prima volta aveva i sanitari in casa, però si pensava, anche perché c'erano forti tasse di crescita con una popolazione giovane, si pensava che questo sistema potesse andare avanti. chiaro che era un errore, è stato un errore strategico. La stessa riforma delle pensioni, e qui ho finito il discorso, la stessa riforma delle pensioni, quella del 69, quella detta di Brodolini, questa riforma delle pensioni che cosa ti diceva? Ti diceva che tu avresti, avresti avuto una pensione non in base ai tuoi versamenti, ma in base a quanto guadagnavi negli ultimi anni. Naturalmente non era una pensione universalistica perché valeva soltanto per quelli che avevano avuto rapporti di lavoro e gli altri che attaccavano. E quindi cosa è successo? Che chi ha avuto rapporti di lavoro prendeva una pensione che era uguale agli ultimi anni di lavoro, quindi era molto più alta dei versamenti, perché i versamenti sono stati fatti quando guadagnavi meno e poi di più, e la pensione avrebbe dovuto essere una specie di eh, integrale dei versamenti, invece che, eh, diciamo così, il denaro degli anni. A tutti gli altri è stata data la pensione sociale. Questo sistema poteva stare in piedi eh, fin tanto che il pillo cresceva. 3, 4, 5% l'anno avere una popolazione giovane nel momento in cui la crescita la popolazione è invecchiata questo sistema è saltato in un tap, perché tu non avevi più la possibilità di dare di, non avevi tutte queste risorse per, eh, per diciamo così eh, dare una vita decorosa ai tuoi vecchietti eh, mi spiego come un esempio allora c'è lui che si chiama Mario, lei che si chiama Maria e che hanno tre figli. Fate finta che tutti guadagnino uguale, i tre figli, e fate finta che la pensione di Mario sia uguale allo stipendio dei tre figli. Con Mario in pensione, ogni figlio rinuncia a un terzo del proprio reddito, lo versa all'IMSA, quindi tre volte un terzo fa uno che lo, che lo dà a, a Mario. Poi, se Mario muore, Maria ha la reversibile. Questo sistema funzionava perché c'erano tre che mantenevano uno, ma nel momento in cui tu hai come andremo a tendere uno che mantiene uno, è evidente che questo sistema eh, traballa. Tutte queste storie qui, eh, finito, non è che sono buoni o cattivi, è stato un processo storico che fondamentalmente, come tutti i processi storici, nessuno ha controllato. Il risultato però è che oggi ci troviamo ad avere per cui, tante le previsioni della, della, dello stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze, dovremo pagare 100 miliardi di euro di interessi sul debito. La spesa sanitaria è 120, e credo che la spesa eh, per, per istruzione si inferiore a 100. Quindi, noi paghiamo interessi eh, eh, equivalenti alla eh, eh, spesa di due pezzi fondamentali dello Stato sociale. E Quindi lo stato sociale sta finendo strozzato dall'interesse. Se volete vederla come un aspetto di comizio finale e con ciò mi taccio. Giorgio, hai fatto cenno mh, alla, al sistema pensionistico, um, il quale sistema pensionistico sappiamo essere stato oggetto di revisioni continue e anche oggetto di. Uh, scontri dialettici piuttosto accesi negli ultimi anni. Uh, perché? Gli scontri dialettici, quelli della politica naturalmente, perché chi studia la materia sa esattamente che cosa dovrebbe essere fatto. Uh, perché? Perché c'è un dato, uh, una sorta di spada di dramma che abbiamo sulla testa, che è quella della curva demografica che ai noi ci mette in, nel lungo periodo e nel medio periodo abbastanza in difficoltà. Ti va Giorgio, eh, prima di salutarci, se devi andare via, no, non ti sto cacciando, ma avevo detto, avevo detto che, che forse non riusciva a rimanere con noi tutta la serata. Ti No, va no, no, devo andare via, sì, dimmi l'ultima, dimmi la domanda. Eh, allora, la domanda è questa, vuoi fare un recap degli interventi principali, da cosa sono stati ispirati gli interventi principali uh, mh, fatti sul fronte del sistema pensionistico. Sì, vi racconto una, una storia vera, vissuta, hm? che rende bene l'idea di quanto è complesso eh, il, questo nodo della spesa pubblica, la spesa pensionistica. Siamo nel 1994, eh, io partecipo, io lavoravo in finanza, ma partecipavo alla stesura del rapporto. Eh, trimestrale di Prometea che eh, faceva queste previsioni econometriche sull'economia italiana ed era consulente parlamentare sulla politica economica e arriva Berlusconi allora la panico perché dovevamo simulare un mondo completamente nuovo sì. allora cosa facciamo prendiamo alla lettera le dichiarazioni di Berlusconi mm? e Prese alla lettera le dichiarazioni di Berlusconi, essenzialmente di riforma della spesa, sana, della spesa pensionistica. Veniva fuori che nel giro di qualche anno il problema del debito andava sotto controllo, il nodo del debito andava sotto controllo a ragione che, scendendo la spesa pubblica pensionistica in maniera significativa nel corso del tempo, tu avresti avuto un minor fabbisogno di non eh, fabbisogno di, 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 di obbligazioni emesse, avresti quindi avuto un minor tasso di interesse che avrebbe retroagito migliorando il bilancio dello Stato subito, perché l'aspettativa era quella di un tasso di interesse più basso in futuro e tu lo scontavi già nel presente. L'Italia era a posto. Amico, cioè come facciamo? Non possiamo dire una cosa così semplice e dire che tutto si risolve e è arrivato l'uomo del destino. Allora rifletti e rifletti, si dice presentiamo due modelli, uno in cui tutto si risolve perché, eh, perché si fa questa riforma e siamo belli e contenti, e l'altro dice ci saranno talmente tante difficoltà a fare questa riforma che non ci sarà mai e quindi è tutt'altro che semplice avere la soluzione del problema. Quindi vengono presentati due scenari, uno in cui c'è la riforma della pensione e un altro in cui non c'è. Perché ci sono troppi vincoli. Escono tutte e due le previsioni nel 94, d'accordo? Cosa succede? Che si arriva al voto della legge di bilancio, fine 94, e la Lega fa cadere il governo Berlusconi sulla riforma delle pensioni. Ops! Perché? Perché la riforma delle pensioni toccava le pensioni che eh, quelle ricche sono essenzialmente a norma. Quindi è stata una difesa diciamo così, della base elettorale della, della Lega, che era un pezzo essenziale della, con, con, della coalizione di Berlusconi. Panico, mm? arriva Dini. La peggior crisi finanziaria che io abbia mai visto, è quella del 95 con l'arrivo di Dini, che poi alla fine in qualche modo si risolve. Nel caso della riforma di Dini viene fatta, nel caso di Dini viene fatta una mezza riforma del sistema delle pensioni, che è già meglio che niente: 95. Poi, eh, questa cosa qui finisce più o meno le cose si salvano, si va avanti, non succede niente. C'è un altro tentativo di riforma delle pensioni, che però questa volta viene affossato dal secondo governo di Prodi, perché la situazione diventa talmente insostenibile, che si fa la riforma delle pensioni, quella detta della Fornero che è possibile fare per, grazie a questo meccanismo politico. Quando la politica non vuole prendersi le responsabilità perché si rovinerebbe, si inventa un governo tecnico, è chiaro che il governo tecnico, siccome le leggi sono votate al Parlamento, è sempre un governo politico, ma è il teatrino che è un governo di, di esperti e di conseguenze i politici dicono, beh, è oggettivo, cosa ci possiamo fare. E così viene fatta la riforma delle pensioni. Quella della Fornero, la quale la riforma delle pensioni alla, nel lungo termine sostituisce il sistema contributivo, eh, contribu prende il sistema contributivo e lo mette al posto del sistema retributivo. Quello retributivo era quello che vi ho raccontato prima, per cui tu avevi la pensione in base agli ultimi anni. E non, mentre il contributivo tu hai una pensione che è l'integrale dei tuoi e di conseguenza è più realistica, certamente molto più bassa ma l'economia non è in grado di dare le riforme di prima, da cui malessere, perché in questo modo, calcolando le pensioni, viene fuori che sono più basse. Quindi tu hai un problema molto serio, che le pensioni non saranno significative e le pensioni saranno sempre più importanti perché la popolazione è invecchiata. E più la popolazione è invecchiata, più eh, le persone anziane sono essenzialmente interessate alla propria pensione. Con i giovani, giovani che devono trovare il modo di pagare queste pensioni della maggioranza elettorale che vuole avere delle pensioni significativamente, significativamente so almeno in grado di portargli a una vita decorosa. Come si risolve questa storia? È difficile dire davvero, eh? perché se, diciamo così, fosse facile capire come si risolve, ne parleremmo. Eh, tranquillamente e poi col tempo si troverebbe il modo di farla passare perché non si è trovata una soluzione perché se ci pensate poi il grosso elettorato che vuole vivere decorosamente le, in un mondo di anziani in crescita con i giovani che devono eh, eh, diciamo così finanziare questi anziani attenzione però se voi guardate le proiezioni del sistema pensionistico italiano fatte sempre dal ministero dell'economia e delle finanze voi vedete allora, ci sono i baby boomers, che sarebbero quelli nati nel dopoguerra fino al 64, di cui io faccio parte. Siccome anche noi purtroppo vi lasceremo, passeremo a miglior vita, e siccome siamo il grosso della popolazione, se uno va avanti nel tempo, vede che la i baby boomers sono tantissimi, crescono per rispondere, ma poi boom, muoiono. E man mano che muoiono, quindi andiamo verso il 2040, 2050, ovviamente morendo. E supponendo che non abbiano sposato delle donne che hanno 15 anni, quindi le reversibili dopo un po' non ci sono più nemmeno. Viene fuori che il sistema pensionistico, andrà dal 2040-2050, per effetto della morte di baby bloomer, incomincia a diventare gestibile. Quindi il problema diventa come arrivare al 2040. Non so se ti ho risposto. Assolutamente sì, mi ma risposto. Infatti, se guardate le previsioni, appunto, quelle di cui parlava Giorgio, della curva. Della spesa pensionistica attesa dopo il 2040-2045 comincia a declinare. Il problema è arrivare a quel punto con un sistema che possa essere sostenibile senza grosse difficoltà. Quando parlo di difficoltà, io mi riferisco a due fattori fondamentalmente. La prima difficoltà è quella dell'equilibrio, evidentemente. Sì, no, grazie. Ah, stai eh, salutando, eh, grazie. Giorgio. Grazie, grazie davvero. Un applauso grazie a Giorgio. Grazie a voi. Dicevo, quando parlo di difficoltà penso sostanzialmente a due fattori. Il primo fattore è quello del rapporto fra contributi incassati dall'ente di previdenza e pensioni erogate. Questo rapporto in qualche modo deve trovare un suo equilibrio. Trovare l'equilibrio significa che se la spesa pensionistica cresce oltremodo, io devo incassare più contributi, ma sappiamo che l'onere contributivo a carico dei lavoratori è già mediamente piuttosto alto, quindi quella strada è presumibilmente da scartare. Qual è l'altra possibilità? L'altra possibilità è quella dei trasferimenti che poi vengono effettivamente attuati dall'amministrazione centrale dello Stato agli enti che poi erogano la previdenza. La somma dei trasferimenti dall'amministrazione centrale all'INPS fondamentalmente supera i 120 miliardi. Una parte di questi 120 miliardi, parentesi, sicuramente avrete sentito dire un sacco di volte, non so quante, non so da quanti anni, separare la previdenza dall'assistenza. In realtà è un falso problema, ma non entro in tecnicismi perché già la materia è quella che ho detto prima in, uh, in introduzione, quindi non è una materia particolarmente sexy. Um, di questi 120 miliardi circa, 40-45 a seconda degli anni vanno direttamente a sostenere le pensioni che vengono erogate. Cioè in questo momento, in questi anni, quello che sta facendo lo Stato per sostenere l'equilibrio del sistema pensionistico pubblico, che lo dico subito a scanso di 15, secondo me è il miglior sistema pensionistico possibile, quello pubblico. Magari qualcuno sarà sorpreso, però io la penso così. Um, per sostenere questo, ripeto, ci vuole, ci vuole no? dei trasferimenti, altrimenti il sistema non sarebbe in equilibrio. Dopo il 2040-2045, probabilmente per effetto di quella dinamica, di quella dinamica demografica, eh, eh, lo si può dire anche in una maniera un pochino più cinica, eh, cioè quando saranno morti, schiattati, non ci saranno più i baby boomer, cioè quelli che hanno approfittato di un sistema pensionistico particolarmente generoso, le cose si metteranno su una, una sorta di equilibrio e quindi il problema sarà risolto, a meno, che, a meno che la curva demografica, cioè il livello delle nascite italiane, non resti quello che è adesso. C'è uno studio molto interessante, rilasciato nel 2019 dall'Istat che fa proiezioni della curva demografica fino al 2100. Allora, in corrispondenza di quel periodo in cui 2040-45-50, l'Italia rischia di avere una popolazione residente, una popolazione residente, non necessariamente lavoratrice, che è, comp che è compresa, a seconda dello scenario um, statistico che si vuole utilizzare, che è compresa fra i 41 milioni di residenti e i 55 milioni di residenti. Quindi la parte più bassa della curva, 41, nel caso le cose andassero particolarmente male e quindi veramente continuassimo con questo trend, oppure, nella migliore delle ipotesi, 55 milioni, che sono 5 milioni in meno rispetto a quelli che sono residenti adesso. Quindi il problema c'è, il problema resta, il problema è ancora importante e quindi in qualche modo va affrontato. E questo per quello che riguarda la parte pensionistica, su cui io mi auguro che i politici futuri, non ho grandi speranze e ve lo dico subito, però mi auguro che i politici che verranno saranno un pochino più accorti di quelli che abbiamo avuto. Ma, ma, adesso usciamo un pochino al format tradizionale, quello del convegno, del meeting in cui provo a farvi delle domande. Ah, avevo detto che non facevo domande a voi della prima fila e invece ve le faccio. Ah, ah, ah. Allora dicevamo a quanto monta sta spesa pubblica? Non è un'interrogazione. Eh no, 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 non va, no, vabbè, lo studente d'economia, no, vabbè, dai, Mattia, dicelo tu quanto? Ah. Sei indietro, sei indietro, eh, è troppo facile, <ride> di più, chi offre di più? Ah, eccolo, di chi l'ha detto 1200? 1200. allora ci fermiamo qui, l'ultimo dato, quello del 2022, ci dice 1.183 miliardi, 1.183 miliardi. Il dato di previsione 2024 ci dice 1215 miliardi. A quanto è molto il prodotto interno lordo? Allora, hm? magari. Provo di più? 1900, 1900, 1907 miliardi. L'anno scorso dovremmo arrivare a 1970 miliardi, dato, stiamo aspettando il dato 2023. Il governo aveva posto l'obiettivo a 1974 miliardi. Non conosciamo ancora i dati perché quei dati del, del prodotto interno lordo vengono raccolti, anzi vengono raccolti, più che altro vengono calcolati su base statistica dall'Istat e l'Istat non ci li rilascerà prima di qualche settimana probabilmente a fine um, a metà febbraio e saranno ancora dati parziali prendiamo 1900 miliardi 1950 va facciamo un pochino così cosa succede che cosa possiamo trarre come insegnamento da questi due numeri 1000 circa 1200 miliardi di spesa pubblica circa 1900 miliardi di prodotto interno lordo auto evidente lo stato spende bene o male, e bene o male è anche un giudizio di valore, più del 50% di quanto tutto il sistema economico formato da aziende private, aziende pubbliche, Stato, bla 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 bla, bla genera in prodotto interno lordo ricchezza. Ora, all'interno di questa macrovoce da 1180 miliardi circa, o 1200 miliardi. A quanto ammonta secondo voi la spesa per interessi sul debito pubblico? Ok, ok, eh, qui siamo, siamo sì, grosso modo 100 miliardi. In realtà un po' meno. Le cose sono andate particolarmente bene. Mi piace sempre sottolinearlo perché sono noto per essere uno che ama fustigare l'amministrazione pubblica, devo dire che c'è un ufficio al Dipartimento del Tesoro che fa il lavoro veramente in maniera molto molto attenta e attraverso dei meccanismi che Giorgio conosce bene, peccato che non ci sia adesso, perché lui ci ha lavorato, attraverso dei meccanismi di composizione del mix del debito pubblico emesso, a proposito, sapete che cos'è il debito pubblico? Lo diciamo dopo. Attraverso dei meccanismi molto complessi di mix del debito pubblico riescono a contenere la spesa per interessi. Tanto è vero che, tanto è vero che se noi prendiamo. E questo è un calcolo abbastanza facile, tutto sommato, da fare. Se noi prendiamo la somma delle emissioni di debito pubblico dell'anno scorso, largo circa 400 miliardi, e applichiamo il tasso di interesse. Relativo, per tasso di interesse non sto dicendo il tasso di rendimento, quando si parla di spread quella è un'altra roba, lo spread è un'altra roba, è una misurazione, è un termometro, è molto importante, anzi forse fondamentale, ma quando parliamo di debito pubblico, di spesa pubblica, per interessi non si intende lo spread, perché lo spread misura il rendimento. Quando parliamo di spesa pubblica per debito, spesa pubblica per interessi sul debito, intendiamo il tasso che viene pagato dallo Stato ai sottoscrittori del debito pubblico. Ora, se prendiamo questo tasso, quel 4%, 380%, 3,90 e così via sui BTP, il 2,15, il 2,30 sui bot e così via. Allora, se prendiamo quel tasso avremo una somma spesa per interessi sul debito pubblico superiori a quelli che effettivamente sono stati. Da dove deriva la, diciamo, questa sorta di risparmio? Deriva da un'ottima opera che fanno con grande attenzione i tecnici del, del Dipartimento del Tesoro che ci dice che una parte chiaramente è mixata perché ci sono le, gli interessi sul debito pagati sul, sul debito emesso precedentemente. Dall'altra il, il Dipartimento del Tesoro fa sistematicamente delle operazioni di riacquisto del debito, cioè toglie dal mercato, pagandole anticipatamente, i titoli più onerosi e ne mette di in... più. In questo modo una spesa che dovrebbe essere intorno ai 100 miliardi è stata contenuta soltanto, tra virgolette, tra virgolette a 86 miliardi, che sono comunque tanti. Sono Ora proviamo ad immaginare, no? perché si parla di pensioni che non... Non sono sostenute, di spesa sanitaria che deve essere alimentata. Si parla tanto di spesa sanitaria. Dopo vi dico quanto costa la sanità in Italia. Si parla tanto di scuola: accidenti. Mancano i soldi alla scuola, e poi mancano i soldi alla ricerca, e poi mancano i soldi al welfare, e così via. Ora immaginate, in questo casino gigantesco che è il bilancio pubblico, che cosa riusciremmo a fare se riuscissimo a sottrarre delle risorse alla spesa per interessi. Cioè se riuscissimo a pagare la spesa per interessi, invece che 180 miliardi, riuscissimo a pagarne 35-40, avremmo risorse da spendere in qualcosa probabilmente di migliore. Perché non lo facciamo? Perché lo Stato si è indebitato. E adesso vi do un altro numero. E sono curioso di vedere la faccia che fate. Vi faccio prima la solita domanda. Poi dopo... Uh, l'asta a rialzo sicuramente perché qui sicuramente ci sarà sta rialzo vi do la risposta corretta secondo voi qual è la somma degli interessi sul debito pubblico che sono stati pagati dal, dall'italia fra il bah, prendiamo il 1992 perché non hanno sparti acqua 1992 è veramente il cambio del mondo il cambio del paradigma. C'è Maastricht, c'è l'avvicinamento finalmente all'Unione Europea, almeno per quanto mi riguarda, finalmente all'Unione Europea, c'è una disciplina di bilancio che finalmente si deve applicare. Prima Giorgio accennava alla, a quel meccanismo perverso che era stato fino al 1981, eh, il matrimonio, si chiama, lo chiamano così, eh, il matrimonio fra tesoro e banca d'Italia, dove la banca d'Italia... Doveva acquistare titoli non acquistati dal mercato, non assorbiti dal mercato, no? Quella roba lì, che era veramente perversa, perché uh, è una cosa che stiamo pagando ancora oggi, che, che ne dica qualcuno, noi stiamo pagando ancora le conseguenze di un lungo matrimonio fra Tesoro e Banca d'Italia. Qui non mi dilungo perché veramente entrarei in tecnicismi ultra noiosi. Uh, in realtà. Si fa per merito di Beniamino Andreatta nel 1981, ma poi fino al 1991 la Banca d'Italia continua ad acquistare titoli di debito pubblico. Le ragioni è inutile che le spieghi. Quindi prendiamo il 1992 come anno spartiacque, anno in cui l'Italia decide, vuoi perché è costretta, perché 1992 è anche l'anno tremendo del governo Amato, in cui è fatta una mega legge di oggi si chiama legge di bilancio all'epoca si chiamava finanziaria, una mega legge di bilancio che tanto per fare un esempio entrò nei conti correnti di tutti quanti con il prelievo forzoso. quindi pensate come eravamo messi lo Stato che notte tempo con le maschere alla la banda Bassotti io sono anziano quindi mi ricordo Topolino eh, eh, ho in mente la banda Bassotti qui c'è gente molto più giovane che forse non sa di che cosa sto parlando ebbene con le maschere con le mascherine per nascondere la faccia Entra nei conti correnti nottetempo, e quello è vero perché lo fece nottetempo, senza annunciarlo, e preleva il 6 per 1000 dai conti correnti di tutti quanti. Quindi pensate come eravamo messi. Allora, 1992, 2022, secondo voi quanto ha speso l'Italia come interessi sul debito? Bravo, 2550. 2.550 miliardi di spesa per soli interessi sul debito pubblico in 30 anni. E allora, se vale il discorso che facevo prima, ne spendiamo 85, ne spendessimo 30, quante risorse libere? Se avessimo cominciato a fare le cose come si devono fare nel 1992. Quante cose avremmo potuto fare con 2.500 miliardi? Ma la domanda è perché ci indebitiamo? La domanda, intanto tutti i paesi del mondo si indebitano, eh? poi qualcuno lo fa con più attenzione, qualcun altro scialacqua un po' troppo, qualcun altro scialacqua fino a che gli è consentito a scialacquare e sarebbe ben felice di, di continuare a farlo e dopo dico qualcosa su questo, perché si fa debito pubblico. Allora prendiamo uno Stato che non fa debito pubblico, cioè uno Stato che si trova nella condizione di non essere costretto ad emettere debito pubblico. Il bilancio dello Stato è fatto come tutti i bilanci del mondo, da quello dell'azienda a quello familiare, di due voci che per quanto riguarda i bilanci aziendali si chiamano attivi e passivi, per quanto riguarda gli altri bilanci si chiamano entrate e uscite, che sono la stessa cosa. E lasciamo da parte ovviamente il patrimonio, qui parliamo di conto economico. Entrate da una parte, uscite dall'altra. Lo Stato deve spendere, perché vuole fare del welfare, vuole pagare le pensioni, vuole pagare i sussidi di soccupazione, Vuole pagare la sanità, vuole pagare la scuola, la difesa, la polizia e tutto quanto il resto. Se non facesse debito pubblico, le risorse per pagare tutte queste cose, da cosa verrebbero? Dalle entrate. Quali sono le entrate? Le tasse. E qui veniamo al, al problema. Abbiamo detto che spendiamo 1100 miliardi, 1200 miliardi, 1183 miliardi l'anno prima l'anno scorso. Quante tasse raccoglie lo Stato? A proposito, domanda preventiva, secondo voi lo Stato italiano, dal punto di vista delle tasse, è generoso o non è generoso? Cioè paghiamo molte tasse, troppe tasse, poche tasse? Poche, troppe, dipende. Qual è la pressione fiscale? Magari. Quanto? 43. Ho giudicato, prendiamo 43 per buono. Sì, 43 nei momenti migliori degli ultimi 30 anni è stato il 42,6% che comunque cosa significa questo? poiché la pressione fiscale si calcola sul prodotto interno vuol dire che il 43% della ricchezza prodotta nel paese viene prelevata, viene sottratta dal paese sotto forma di tassazione se la ricchezza prodotta è 1900 miliardi il 43% evidentemente è evidentemente inferiore a 1000 è sicuramente inferiore a 1.100. Quindi in questo giochino che cosa sc abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che un paese che non vuole fare debito o non può fare debito, perché c'è anche l'altro lato della medaglia, ci sono i paesi che non possono fare debito perché nessuno lo compra. Un paese che si trova in questa condizione può spendere fino al massimo delle entrate fiscali. Entrate fiscali che ammontano circa 800 miliardi poco meno di 800 miliardi 775 l'ultimo dato dato dell'agenzia di entrate ora immaginate Italia che deve tagliare la spesa pubblica di poco meno di 500 miliardi per questo si fa il debito il debito si fa per questo però sul debito si pagano gli interessi allora la grande questione, se avete seguito il ragionamento e se in qualche modo lo condividete, la grande questione è come faccio a, fare, a continuare a fare debito, perché mi serve, perché non posso evitare di fare debito, no, l'abbiamo dimostrato con i numeri, devo per forza fare debito. Come posso fare debito minimizzando la mia spesa per interessi, che è una spesa che assolutamente non va in welfare, non va in pensioni, non va in nulla, è una spesa che va ai sottoscrittori fino a che li sottoscrivo come posso fare allora immaginate che voi andate in banca a chiedere un prestito oppure un mutuo la banca vi guarda la banca vi legge la banca vi, vi scruta a volte anche in maniera un pochino invasiva ok e vi dice sì il mutuo che mi stai chiedendo te lo posso concedere Oppure no, non te lo posso concedere. La discriminante è se sei una persona affidabile o un buon pagatore, se sei una persona non affidabile o non, non un buon pagatore. Nei, me, nei mercati finanziari sull'emissione del debito avviene qualcosa di diverso, perché la banca oramai si limita, anche se in realtà c'è un meccanismo, eh? viene poco applicato per quanto riguarda i prestiti i prestiti alle famiglie, però ci sarebbe un meccanismo, perché tu, dovete sapere che tutti quanti noi abbiamo un rating in banca. Noi abbiamo accanto al nome Costantino De Blasi, correntista di Monte Paschi, okay, accanto al mio nome c'è un NDG che mi qualifica e che uh, viene, e, e poi il numero di riferimento dell'algoritmo che mi riguarda, della mia scheda cliente, diciamo così, e un rating. Nel caso dei privati il rating dice, gli posso concedere il mutuo, non gli posso concedere il mutuo. Nel caso delle aziende gli posso concedere il finanziamento a queste condizioni. Ora, per quanto riguarda il debito pubblico, avviene la stessa cosa. E cioè, c'è un rating, e lo sappiamo, le agenzie di rating, Standard Poor's, Fitch e così via, c'è un rating. E ci sono soprattutto i sottoscrittori del debito. Cioè ci sono quegli agenti economici, che siano privati, che siano organizzazioni internazionali, che siano fondi di investimento in generale, tutti gli operatori finanziari, okay, che dicono io il, il debito italiano lo compro, però non è che mi fidi tanto. Per comprarlo il Dipartimento del Tesoro o il Ministro Giorgetti o Giorgia Meloni o quelli che stanno attorno a questa banda, no scusate, magari c'è qualcuno che scusate, è scappato. Eh, io mi fido, lo sottoscrivo, però convincimi, vienimi dietro. Quando si formano i prezzi per il debito pubblico, si formano attraverso delle aste, che possono essere aste marginali oppure aste competitive, ma non entro nel, nel dettaglio tecnico. Uh, si formano delle aste in cui fondamentalmente si dice: compro il tuo debito a patto che la remunerazione dei soldi che ti presto siano que sia questo, cioè ti chiedo un tasso di interesse che dipende è direttamente proporzionale alla tua affidabilità come pagatore. E qui arriviamo alla famosa differenza: lo spread. che cosa è lo spread? Lo spread è la differenza fra. Uh, di, di affidabilità del, del debito fra un emittente più o meno claudicante e l'emittente che viene considerato sui mercati più affidabile, che in questo momento è la Germania. Non ho detto che sarà la Germania per sempre, in questo momento in eurozona è la Germania. A proposito, lo spread non nasce nel 2011 con la crisi greca, lo spread è sempre esistito, si è sempre fatto questo, sempre, da, 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 da che esiste la moneta e quindi da che esiste il debito. Allora, un modo per ridurre l'ammontare della spesa per interessi è quello di diventare un paese, vogliamo metterla brutta, come la Germania, un paese affidabile, cioè un paese il cui debito viene sottoscritto in, anche in presenza di bassi tassi di rendimento. È il modo più semplice. Oddio, semplice a dirlo difficile a farsi, ovviamente, tanto è vero che non l'abbiamo fatto. In questo momento, tanto perderne una, noi abbiamo lo spread più alto in Eurozona, persino la disgraziatissima Grecia riesce a collocare i suoi titoli sul mercato, i suoi titoli di debito pubblico ad un tasso inferiore a quello li, a cui li collochiamo noi. Le, le ragioni sono complicate, non è così non la voglio fare semplicistica, quindi non voglio, non voglio dire che adesso l'economia greca è più, è più solida della nostra. Sono tante ragioni. Per Però sicuramente quello è un elemento. Um, quindi il modo migliore è questo. Ho un alto debito, ho un'alta spesa. Devo produrre comunque debito, altrimenti non riesco a coprire la spesa. L'unico modo per far sì che la spesa per interessi, che ripeto è una spesa che io... Fondamentalmente, come emittente, getto dalla finestra perché non la recupero in nessun modo, è quello di diventare un paese affidabile. Si può fare anche con alto debito. Qualcuno di voi, forse qualche volta, soprattutto negli anni recenti, ha sentito parlare di un paese che si chiama Giappone che ha un debito pubblico molto alto. Molte volte, il Giappone è stato uh, paragonato all'Italia. Confermate? Perché il Giappone pa paga tassi sul debito pur avendo un debito pubblico molto superiore? Relativamente superiore, non tantissimo. In realtà i numeri che circolano non sono, cioè non è che non sono veri, c'è un sistema contabile diverso in Giappone. Allora, il Giappone ha un debito pubblico secondo sistemi contabili coerenti con il sistema contabile che applichiamo in Europa, che è del 175%. Noi abbiamo un debito pubblico del 140%, rapporto sul prodotto interno Perché noi paghiamo il 4%? Adesso un pochino in calo, perché, però paghiamo il 4%, mentre il Giappone sul corrispondente titolo decennale paga lo 0,5%? Grande mistero. Eh, eh, complotto dei mercati. Vogliono tutti male all'Italia. Cioè noi saremmo meglio del Giappone, ma ci vogliono male e quindi ci, ci, ci massacra. Perché? Perché? Fondamentali diversi, esattamente. Uno dei fondamentali diversi, sembra una barzelletta, ma è così. Uno dei fondamentali diversi è che torniamo un attimo indietro. Bilancio, entrate da una parte, uscite dall'altra. In Italia possiamo aumentare le tasse fino ad arrivare ad un, ad un livello di entrate di 1100 miliardi, 1200 miliardi? Evidentemente. Possiamo. altrimenti lavoreremo solo per lo Stato e non ci resterebbe nulla in tasca. La qualcosa uno farebbe anche piacere, visto che si parla tanto di tassazione, di aumentare la tassazione. Uh, il Giappone, fra i fondamentali migliori che ha dell'Italia, è che se vuole può aumentare, o meglio se vuole, se è costretto può aumentare le tasse, perché l'imposizione fiscale sul prodotto interno lordo, cioè o meglio la pressione fiscale sul prodotto interno lordo del Giappone è circa 7 punti inferiore a quella italiana. Quindi se vuole il Giappone, che tra l'altro è un'economia più grande dell'Italia, può tranquillamente portare quella pressione fiscale al 43% e uh, il ministro Abe, poverino, è morto in modo brutto. Poco tempo fa. Uh, il ministro Abe ci ha anche provato. Il ministro Abe, che si era inventata l'Abe Economics, che una, era una cosa strana, problemi complicati, eh, per carità, uh, di massiccia spesa pubblica, aveva portato, adesso dito, dite di eh, dite, e c'è stato grande scandalo in Giappone. Aveva portato l'imposta sul valore aggiunto alla clamorosa, fantasmagorica e predatoria cifra dell'8% quanto paghiamo noi di IVA se compriamo il cellulare la sedia lì lo scandalo è stato l'8% ma come ti permetti noi prendiamo noi prendiamo subiamo il 22 non su tutti i prodotti naturalmente, oppure un'altra adesso che è proprio recente la legge di bilancio, eh, Giorgia Meloni ha aumentato l'IVA sui pannolini dal 4% al 10%, perché noi tra l'altro siamo fra i pochissimi paesi che hanno aliquote IVA differenti. Questo sarebbe un altro capitolo per un altro convegno, prendi nota. Ehm... Uh, e quindi le opposizioni che fanno il loro gioco, quello di fare le opposizioni in altre parole, detto in modo un pochino meno poetico, di rompere al, al governo, Co cosa peraltro cosa buona e giusta, eh? cioè al governo va sempre, vanno sempre tutte le uova. Uh, L'opposizione sta, sta facendo grande polemica su questo perché l'altro giorno è l'inch line, e non soltanto è l'inch line diceva eh, questo governo si permette di... Ora io non sono... Nulla mi lega a questo governo, eh? lo critico dal, dal giorno uno, anzi dal giorno meno uno, perché sapevo che avrebbe fatto delle cose e, e non mi piace questa maggioranza di governo. Però, 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 se vogliamo mantenere determinati livelli di spesa su determinati capitoli, da qualche parte devono essere presi... Questa è la realtà. Poi c'è chi li prende dalla parte giusta, chi non li prende dalla parte giusta, chi fa i condoni e chi non fa i condoni, chi aumenta l'IVA e chi non aumenta l'IVA, chi invece di fare tutte queste cose che sono aggravanti di una tassazione molto pesante, decide di vedere se per caso in quei 1.183 miliardi di spesa c'è qualcosa che si può evitare. Perché c'è anche questo. È mai possibile che su 1.183 miliardi non ci sia qualche spesa che magari è meglio non fare? Ovviamente sì. E qui concludo il mio intervento. C'è stata una stagione uh, un po' surreale, che è durata molto, caratterizzata dai commissari alla Spending Review. Adesso non se ne, non ne parla più nessuno, nessuno vuole fare più la spending review, però c'è stata una stagione relativamente lunga in cui si cambiavano commissari alla spending review come una persona normale cambia l'abbigliamento intimo prima di andare a letto. E ne abbiamo avuto tanti, peraltro tutti direi professionisti di elevata qualità, che hanno provato a fare un lavoro molto importante, molto approfondito, secondo impostazioni diverse peraltro perché la spending review proposta da Carlo Cottarelli è molto diversa dalla spending review proposta da Roberto Perotti, ne cito soltanto due, per citare anche tutti quanti gli altri. Però hanno tentato di individuare all'interno della spesa pubblica quelle voci che potevano essere ridotte o magari tagliate perché sono di fatto spese inutili. La fine dei commissari alla spending review è stata di due tipi. Dimissioni con porte sbattute in faccia, me ne vado, non servo a niente perché non volete che io sia qui, oppure in altri casi ah, molto interessante il tuo lavoro, scrivici un libro e fatelo pubblicare da un editore. La spesa pubblica, noi ci scherziamo quando facciamo le nostre uh, riunioni, vi assicuro che le riunioni di, di Liberi Oltre sono uno spettacolo. Uh, a proposito, non ho detto niente su Liberi oltre, qui sapete che, che siamo di Liberi oltre, è stato detto no? No. no, no, forse non è stato detto. <ride> ok, <ride> no, magari uno si chiede chi sono chi so quei due, che cosa vuol dire Liberi oltre, um, veramente ci scherziamo su questa cosa. Perché poi, no, nello scherzo, siamo abbastanza giocosi, eh, però, nello scherzo, cerchiamo anche di. Di approfondire i temi, altrimenti non faremo quello che facciamo. Um, dicevo, ce uh, lo siamo detti, abbiamo anche provato a fare dei, dei, dei lavori e dare dei, dei suggerimenti. Um, la, la realtà è che la spesa pubblica in Italia, che ripeto, è una cosa necessaria e che paradossalmente potrebbe anche essere. Adesso non dico superiore a quella che è perché è già troppo, però ci sono capitoli di spesa che vanno assolutamente alimentati. Proprio vanno alimentati. Io non so come la pensiate voi. Io ritengo che, dati gli anni che stiamo vivendo e dati gli anni a cui stiamo andando incontro, a mio avviso sono molto preoccupanti. Noi dobbiamo metterci nell'ordine di idee che dobbiamo avere una difesa parlo in termini di esercito, aviazione, ricerca in, 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 in sistemi di difesa o di armamenti più efficienti e questo significa fare spese. Oppure una cosa che in Italia, disgraziatamente, viene sempre trascurata perché è più facile spendere per finanziare la sagra del fagiolo. Di Controne, nessuno di voi sa dove si trova Controne e nessuno di voi ha mai sentito parlare del meraviglioso fagiolo di Controne. Giusto? È un'eccellenza italiana, però non la conoscete. Adesso ne... non credo che qualche Contronese guarderà il video che poi metteremo su YouTube. Ma se dovesse accadere, io mi scuso preventivamente con il Contronese. Il fagiolo di Controne, effettivamente, è buonissimo ed è veramente un'eccellenza quelle sagre lì vengono finanziate con spesa pubblica. Eh? E ci fosse solo il fagiolo di Controne. C'è il, finoc il finocchio di non so dove, non so dove si prova. Le sagre sono finanziate. Uh, un mio amico, di, che adesso non frequento più da tanto tempo, aveva una passione per il jazz, che è una cosa buona e giusta. Avere passione per la musica è una delle cose che secondo me elevano l'essere umano. Questo mio amico che faceva altro di mestiere, però aveva questa passione per il jazz, uh, aveva un sogno che era quello di portare nel suo paese, un paese di 750 abitanti circa, uh, un festival jazz. E quando riuscì finalmente a farlo, sicuramente non c'entra niente, il fratello era sindaco, quando finalmente riuscì a farlo mi chiamò, wow, da bellissimo, finalmente il sogno della mia vita, il festival jazz di, di questo paese che si chiama Serre, in provincia di Salerno. Ehm, e disse sì, ma vedo nomi in cartellone importanti. Ma eh, avete fatto collette, raccolte? Ci hanno dato i soldi. Ora, ripeto, da appassionato di musica, vero eh, che la musica sia, ele elevi lo spirito e sia fondamentale, certo, ma perché dobbiamo pagare il Festival Jazz di Serra? Ma perché dobbiamo pagare il fagiolo di controllo? Sto citando tutti, tutti i posti della, della mia, io vengo da Salerno originariamente. Infatti non posso più tornare a Salerno. Eh, perché dobbiamo finanziare queste cose quando probabilmente dovremmo mettere un po' di soldi nella scuola? Guardo la mia compagna che... Eh, oppure se, non, se vogliamo dire non la scuola perché è abusata. Sapete quanto si fa di ricerca in questo paese disgraziato? Sapete quanto è finanziata la ricerca? Vi ricordate un prodotto? Un prodotto che non sia un prodotto alimentare, dove l'Italia ha fatto scuola, ha fatto innovazione? Tutta l'elettronica che avete in tasca e a casa, c'è qualche componente che è stata uh, studiata, brevettata in Italia? Zero. Perché l'Italia non investe lì? Non investe in formazione? In tante altre cose perché si preferisce fare il contento il sindaco si preferisce fare il contento l'amico si preferisce difendere le eccellenze gastronomiche dimenticando che ci sono nuove generazioni che meriterebbero un pochino di attenzione io credo che vedo anche forse dobbiamo chiudere 7.30 Facciamo le domande allora. Facciamo l'ipotesi assurda parlando di pensioni. Facciamo finta che primo gennaio 2025 ci inventiamo che prendiamo tutti i contributi dei lavoratori, li mettiamo in un fondo, modello pensionistico privato per essere, e quelli li accantoniamo e utilizziamo la spesa pubblica per coprire il disastro che nascerebbe da questo. Una follia di questo tipo potrebbe, eh, col lungo andare, col tempo, andare a creare un cuscinetto, un sistema che dia un respiro al nostro domani? Allora, i sistemi pensionistici sono fondamentalmente divisi in due macro categorie. I primi sistemi pensionistici... La prima categoria è quella del sistema totalmente pubblico. Io verso allo Stato perché mi fido allo Stato oppure perché lo Stato dello Stato non mi fido ma me lo impone e quindi mi devo fidare per forza e quando uh, il mio patto con lo Stato terminerà perché devo incassare ciò che, che è scritto nel contratto, uh, lo Stato mi erogherà la pensione e questo è il sistema fondamentalmente principale, non l'unico che esiste in Italia è un sistema pubblico al quale negli anni si sono aggiunti dei sistemi complementari di tipo privato. Questo sistema, questo sistema è generalmente fatto in questo modo, si chiama Pay As You Go. Questo sistema si basa su un patto implicito. Io lavoratore pago e cosa pago? I contributi. E dove vengono utilizzati i contributi per pagare le pensioni in esse. Um, cosa succede quando vado in pensione? Se il sistema è pay as you go? Succede che ci dovranno essere degli altri contributi, contributi di altri lavoratori che pagheranno la mia pensione. Ok? Sistema ripartizione. Esiste poi un altro tipo di sistema che ve lo dico subito, non so se qualcuno si sorprenderà, a me non piace molto. In generale, voi, forse perché ci ho lavorato e quindi l'ho conosciuto dal di dentro. Uh, che è il sistema di tipo o pubblico o privato, ma generalmente privato, a capitalizzazione. Cioè io pago i contributi non per chi sta oggi percependo la pensione pago i contributi per quando io dovrò percepire la pensione quindi i contributi serviranno ad alimentare un fondo, come diceva Francesco che mi pagherà la pensione i contributi restano miei ovviamente restano miei per modo di dire nel senso il fondo farà le sue cose con non è che me li mette in un cassetto li investirà però quelli sono contributi miei quelli sono soldi che io sto accantonando. Uh, non vi dico perché non mi piace questo sistema, perché siamo tra l'altro all'interno della Fondazione Caritro, Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, che sicuramente ha dei suoi fondi pensione. Vi dico in generale perché non mi piace. Allora, non mi piace fondamentalmente perché... Uh, è un sistema nel quale, che tra l'altro è stato sperimentato con discreto successo in un paese, che è il Cile, um, è la, la, la famosa storia dei Chicago Boys, uh, Pineda e così via, una roba che politicamente è stata abbastanza devastante. Dicevo, è un sistema che uh, in cui i patti che vengono sottoscritti sono sottoposti a revisione in modo automatico um, ve la dico meglio perché altrimenti allora gli interventi pensionistici che sono stati fatti prima della riforma fornero erano tutti quanti indirizzati a modificare in modo non automatico però in modo più o meno predittivo i tassi di conversione lo dico meglio perché so che è complicato. In un sistema a capitalizzazione, io durante gli anni accumulo un certo capitale perché ho versato 3.000 euro quest'anno, 3.000 euro l'anno dopo, 3.500 dopo, e così via. Cosa ottengo alla fine quando raggiungerò i miei 65, 66, 70 anni? Avrò un gruzzoletto, avrò un capitale. Mettiamo 500.000 500 euro, 600.000, quello che volete. Come si calcola la pensione? Si prendono il 500.000 euro e si moltiplicano per un coefficiente. Da cosa dipende il coefficiente? Evidentemente il coefficiente dipende dalla mia aspettativa di vita. Perché sono maschio, eh, sono in una certa condizione. L'Istat mi dice che io ho un'aspettativa di vita prima di circa 80 anni. I sistemi di tipo um, a capitalizzazione um, di solito prevedono che la modifica del coefficiente di trasformazione sia automatica. Quindi io mi trovo che so quanto accumulerò, ma non so quanto prenderò. Mm? Direte, anche con l'Inps è lo stesso, anche con la pensione pubblica è lo stesso. È la stessa cosa. In effetti, una delle anzi, la parte, secondo me, più importante della riforma Fornero era proprio questa: l'adeguamento semiautomatico dei coefficienti di trasformazione. L'altro aspetto che non mi convince, e per cui dico che i fondi pensione non è che non vanno bene, vanno bene, anzi, diventano, sono necessari i fondi pensioni privati, è che. Il soggetto che raccoglie i soldi e poi dovrà erogarmi la pensione deve essere un soggetto veramente solido. Perché un soggetto non solido, per quanto ci siano tutte le coperture in caso di default, fallimento, difficoltà finanziaria dei, degli istituti accreditati, io so perché l'ho vissuto, può causare qualche problema. Per esempio, il ritardo dell'erogazione. Da un punto Almeno in Italia, non so all'estero, in, in Giappone funzionano benissimo, eh? in Giappone sono a scheggio, funzionano come i treni giapponesi. No, sapete che i treni giapponesi arrivano alle 3.53 e 27 secondi e non 28 e non 26. I fondi pensione in Giappone funzionano allo stesso modo come i treni. In Italia invece ho assistito a proprio difficoltà tecniche a gestire una massa di dati così grande come quelle relative ai pensionati e ai contributi e alle pensioni, proprio fino a che il sistema non sarà maturo, secondo me io spero che sia, diventi maturo naturalmente, però fino a che il sistema non sarà erodato ho visto grosse difficoltà tecniche e quindi ho visto ritardi nell'erogazione delle pensioni poi magari le, le cose cambiano naturalmente, però per tutta una serie di ragioni, grosso modo tutte legate a questo tipo di difficoltà io preferisco avere un sistema pubblico che mi dia una base molto forte e molto solida e poi il resto me lo creo in altro modo con i risparmi, e lì esistono mille forme di risparmio. Può questo ridurre il peso delle pensioni nel montante della spesa pubblica? Certamente sì, ma abbiamo un problema anche lì. E il problema è dato che, l'abbiamo detto all'inizio di questa chiacchierata: il problema è dato che già oggi i contributi, che pure pesano per circa il 33% per i lavoratori dipendenti, non sono sufficienti a garantire il pagamento delle pensioni, se io abbasso i contributi uh, il sistema uh, che è già in disequilibrio peggiora il suo disequilibrio, quindi oggi non si può fare, infatti tutte le manovre che sono state, pensate che i fondi pensioni sono state in Italia, uh, sono stati regolamentati uh, in modo semidefinitivo nel 1986, poi si è intervenuto tante altre volte, l'ultima è stata nel 2008 con, con il ministro del Lavoro Maroni. Quindi sono una cosa abbastanza consolidata. Però sono sempre fondi integrativi, non sono mai fondi sostitutivi, perché lo Stato italiano non si può permettere la sostituzione del sistema pubblico con quello privato. Spero di averti risposto. La spesa pensionistica monta a 335 miliardi. Domande rapide, una sicura con questa eh, quali sono le diciamo voci di spesa principali, allora secondo te, nel bilancio pubblico, da non dico magari tagliare, come dici anche Tenere Costanti, però, magari trasferire, cambiare, e questo. E la seconda rapida è provocatoria. Diciamo, ma ah, bisogna arrivare a essere come l'Argentina per avere, diciamo, il mile italiano, uno moderato, anche eh, va bene. Insomma, <ride> però ecco! Eh, o riesce a vedere un cambio culturale. Eh, Uh, nei, nei prossimi bo, 20 anni, 25 mm. anni, per quanto sia difficile, ovviamente, eh, nel futuro, vederlo. Ecco, ok, siamo arrivati a Milei. Allora, la principale voce di spesa no, devo qua. La principale voce di spesa è quella pensionistica. Ho detto poco fa: più di 300 miliardi di spese in pensioni. Sono trasferimenti, non generano PIL perché appunto sono trasferimenti, nel componente, come componente del PIL non ci sono le pensioni, uh, e quella è la principale spesa, il principale aggregato di spesa. L'altro aggregato di spesa molto grande è quello dei, uh, degli stipendi, stipendi pubblici erogati, che vale 120-130 miliardi. L'altro grande aggregato di spesa è la spesa sanitaria che vale. Questo è un dato puntualissimo perché sono stati appena fatti i conti perché la legge di bilancio è stata approvata poche, poche settimane fa. Sono 134 miliardi per il 2024, e poi ci sono via via tante altre spese che appunto eh, combinate insieme. a ah, circa 300 miliardi del totale della spesa pubblica è spesa. La cui responsabilità viene delegata agli enti uh, locali eh, cioè, quella che si chiama um, amministrazione pubblica. Quindi comuni, province, regioni, uh, siamo in Trentino, qui siamo in provincia autonoma, è una cosa un po' diversa. Beati voi. Uh, anzi, come si fa a prendere la nazionalità trentina, se me lo dite? Uh, e, e questi sono, sono i principali aggregati. Si potrà un giorno pensare che l'Italia diventi come l'Argentina di Milei? Allora, Milei è un personaggio strano, io ancora non l'ho capito francamente. Devo dire la verità, quando ho visto le uscite di Milei, le prime uscite, prima e dopo eh, la sua elezione alla presidenza dell'Argentina, ho detto, è sloco. È fuori come un balcone e eh, non sta bene, eh, chiaramente. Poi la fortuna di lavorare in Liberi Oltre, eh, dico la verità, ci sono tante fortune nel stare dentro Liberi Oltre. Una forse la più grande è quella che se vuoi per esempio capire chi è Milei hai l'opportunità di chiamare Pablo Guidotti che è stato docente di economia di Milei. Milei è stato un brillantissimo studente di economia, ha anche un PhD. Pablo Guidotti è colui che gli ha fatto un pochino da tutor. Pablo Guidotti dice, sì, è sloco, però le cose le sa. Quando abbiamo chiesto a Pablo, ma le cose che dice, le, vuole, le cose che dice, quelle un pochino più estreme, no? quelle che vengono rappresentate come lei che ha in mano la motosega, per dire, quelle cose davvero le vuole fare, davvero in grado di farla? La dollarizzazione dell'economia la vuole fare veramente in grado di farla? Pablo Guidotti dice... È sloco, ma non è scemo. Cioè, <ride> le farà se ci saranno le condizioni per farlo. Cioè, um, Milei ha adottato, e, e lì Pablo mi ha proprio convinto: uh, ha adottato un sistema comunicativo che era l'unico che potesse fare breccia all'interno dell'Argentina. Quindi atteggiamenti da imbecille, ma assolutamente imbecille, non è. Una cosa molto interessante, e lì bisogna dire che al netto di tutto si può, almeno io l'apprezzo, è che ha detto, ed è famoso questo, che la parola gratis bisogna abolirla. Anche quando le cose si vengono spacciate per gratis, in realtà noi in qualche modo le paghiamo. Quando parliamo di bilancio pubblico, quando parliamo di qualunque tipo di misura, eh, e non dirò quella che tutti quanti abbiamo in mente, anzi la dirò, quella che è stata venduta come gratuitamente, anche quella la paghiamo, anzi, anzi, quello stramaledettissimo gratuitamente, non lo paghiamo soltanto oggi, lo paghiamo nel 2025, poi continuiamo a pagarlo nel 2026. In finanza pubblica il gratis non esiste, non esiste. C'è qualcun altro che paga, anche se io non lo pago, e poiché facciamo parte di una comunità, anche quello che ci appare gratuito in realtà lo stiamo pagando in qualche modo. Quello, eh, quella, quella uscita di Milei è sicuramente un'altra delle uscite che devono far rumore, eh, ma diceva Pablo Guidotti: è l'unico modo che lui aveva per farsi comprendere in un territorio, in un paese, mi viene da dire quasi in un continente. Che è stato da un punto di vista finanziario distrutto dal peronismo, che è una cosa a metà fra la follia e il socialismo reale. Um, ci sarebbe... allora, vi consiglio l'altura di un libro che è di Loris Zanatta. Uh, si intitola Il peronismo, oddio, <ride> adesso faccio una brutta figura. Cercate il libro sul peronismo di Loris Zanatta, che è un docente bravissimo dell'Università di Bologna, per comprendere quali sono stati i disastri del peronismo nell'America Latina. Eh, Milei dice che Guidotti non aveva alternativa, se voleva avere una chance di essere eletto doveva utilizzare quegli atteggiamenti. Quello che farà probabilmente sarà molto diverso e molto meno loco di quanto, di quanto appare. Allora, io non ho formazione economica, quindi faccio una domanda un po' più ingenua, forse. E, però spesso a libri oltre parlate, appunto, come dicevi prima, del, dei fondi della ricerca, questi temi qui. A me non è molto chiaro, visto anche i presupposti di questo, di, di questo talk, e come si possa arrivare a quel punto lì. Nel senso, allora, uh, ammettiamo che le riforme politiche vengono fatte come conseguenza di una pressione da parte di corporazioni o comunque di gruppi di interesse. I ricercatori in Italia non sono moltissimi e le persone comuni, intese come con, non con un PhD, non, non, cioè, non arriveranno mai a volere la ricerca di base perché non sanno a cosa serve. Quindi, cioè... Spesso viene fatto questo discorso, è come se mancasse sempre una variabile in questa equazione. no? Cosa ne pensi? E penso che non usciremo mai, perché è vero quello che dici, le riforme, ma non soltanto le riforme, le spese, le, le misure di policy, molta parte di esse viene presa grazie alla pressione dei gruppi di pressione, Ci sono gruppi di pressione politici organizzati sono gruppi di pressione qualche volta non politici, non organizzati, altre volte la cosa veramente drammatica per chi come me si occupa di politiche pubbliche è constatare che non esiste neanche il gruppo di pressione ma il politico pensa di avere un gruppo di pressione che gli mette il fiato sul collo. La cosa drammatica è questa, anche laddove non esistono lobby e gruppi di pressione il politico pensa che ci siano o spera che ci siano e cerca di fare qualcosa per loro. È vero, la spesa sulla ricerca, tanto quella di base quanto quella applicata, in realtà, in Italia è molto bassa. Qualche anno fa è stato lanciato dal professor Ugo Amaldi una raccolta firme per spingere a il settore pubblico ad investire di più in ricerca, soprattutto in ricerca di base. Devo dire che non abbiamo un sistema di aziende che faccia ricerca applicata, oppure le poche, pochissime aziende che fanno ricerca applicata sono spesso straniere che, vi, che, che lavorano in Italia e questo è un problema drammatico perché senza innovazione non si cresce oggi nel mondo di oggi senza innovazione non si cresce cosa si può fare visto che manca o meglio chi dovrebbe fare ricerca uh, chi, chi dovrebbe beneficiare dei fondi di ricerca quindi in particolare dottorandi PhD e così via non si organizza a me fa mette tristezza che un uh, dottorando uh, prenda lo stipendio che prende. Mette proprio tristezza. A uh, me fa tristezza che il sistema universitario sia fatto come è fatto, in cui anche il più brillante dei uh, dottorandi in qualche modo è al servizio del professore. Mi mette tristezza che il dottorando, ci sono alcune discipline in cui tra l'altro noi eccelliamo, eh, veramente eccelliamo, abbia come unica prospettiva per vedere valorizzato il suo lavoro quello di andare via prima possibile. Questo è, se manca e manca il gruppo di pressione, bisogna fare in modo che o diventiamo tutti come cittadini, tutti, insomma, parte consistente dei cittadini che chiede queste cose, oppure che qualche politico illuminato prima o poi si faccia vedere. In Italia, francamente, politici illuminati, che io mi ricordi, insomma, ho 55 anni, fra poco 56, non sono proprio un ragazzino, non ne ho mai visti. Prima o poi spero che arrivi qualche politico che si imponga e imporse in Italia. Un'idea idee di buonsenso non è affatto facile e decida che le sfide che questo paese deve affrontare, deve affrontare siano affrontate attraverso la, il finanziamento la valorizzazione e così via uh, dell'innovazione dell stiamo vivendo un periodo ehm uh, anche senza contare tutti i problemi di carattere geopolitico, in cui, guardate, gli unici paesi che veramente crescono e che migliorano il loro standard di vita sono paesi che hanno eh, investito molto nell'innovazione. Noi viviamo, penso ce ne rendiamo conto tutti quanti, eh, in un paese in cui l'innovazione tecnologica, in qualunque campo, per innovazione intendo soltanto l'elettronica che portiamo in tasca. Oggi, chi fa innovazione è capace di fare innovazione, è quello che veramente ottiene successo. Perché il mondo è competitivo, chiaramente. Perché il mondo, il mondo ha bisogno di nuove sfide, raccoglie nuove sfide, e chi riesce a vincere quelle sfide uh, crea benessere. Eh, ripeto, purtroppo, purtroppo da lì non possiamo aspettarci nulla. E ci vuole o oh, un. Uh, movimento di, di, di cittadini uh, che porti queste istanze oppure qualche politico che le faccia proprie e che poi le, le porti nelle sedi opportune. Approfitto di te per togliermi una curiosità, eh, sempre collegandomi al discorso del reperimento di risorse, magari per migliorare anche questi aspetti fondamentali della, della, della ricerca eccetera. Io ho quasi mezzo secolo, insomma, è da tutta la vita che sento parlare di economia sommersa, che chiaramente rappresenta, credo, le ultime stime, tipo 174 miliardi, ecco, insomma, comunque tanta roba, ecco. Innanzitutto ti chiedo, le stime sono veritiere perché in quanto sommerso, insomma, pare difficile capire un, un dato che sia veritiero, dovrei capire che meccanismi, che, che calcoli si utilizzano per cercare di quantificarla. E in seconda istanza, se nel corso della tua vita hai... Parlato con qualcuno e capito che effettivamente si sta facendo, si sta operando, c'è una tendenza a migliorare questo aspetto. Allora, nel calcolo del prodotto interno lordo di cui abbiamo parlato brevemente prima, c'è anche una componente che è l'economia non osservata. Per economia non osservata si intende tutta l'economia che sfugge, chiaramente l'osservazione, come dice la parola, e quindi fondamentalmente parliamo di evasione. In realtà, vi faccio ridere, è. Economia non osservata e quindi calcolata nel PIL, anche quella, l'economia eh, diciamo così proveniente da attività illecite. Quanto vale questa economia? E come si calcola? È la domanda. Allora, questa economia vale circa, ah, una cosa divertente: <ride> uh, non si è sempre calcolato il sommerso nel prodotto interno lordo. Sommerso è stato deciso che venisse calcolato il prodotto interno lordo eh, da un signore che si chiama Bettino Craxi, che aveva il sogno di far diventare l'economia italiana la quarta economia mondiale. Non ci riuscì, andò vicino, non ci riuscì, non aveva calcolato che ci sono paesi che avevano potenziali di crescita ben superiori a quelli italiani, la Cina, l'India. Paesi che hanno n volte la popolazione. A proposito, eh, più siamo più, più, più produciamo, evidentemente. Quindi non aveva calcolato questo, però, aveva ben pensato che se calcolavamo, se si dava mandato all'Istituto Nazionale di Statistica di inserire anche il sommerso, noi potevamo uscire con dati più importanti. E così è stato fatto. Devo dire che poi fu precursore perché. Anche con l'ingresso nell'Unione Europea, quel criterio è rimasto, è rimasto dentro. Cioè, adesso tutti i paesi calcolano a loro modo l'economia non osservata. Che poi, ehm, eh, per fortuna, all'interno dell'Unione Europea i criteri contabili che sono stati fissati nel 2010, e prima ancora nel 2005, e prima ancora nel 1997, eh, sono validi per tutti i paesi. Quanto vale, dicevo vale circa fra il 12 e il 14% del prodotto interno dell'orto. Uh, come si calcola? È difficilissimo chiaramente calcolarlo, è un esercizio di pura uh, statistica induttiva, una materia nella quale non entro perché per me è troppo complicata. Uh, quanto vale ai fini diciamo così della, uh, uh, del calcolo reale di che cosa produciamo di che cosa facciamo uh, francamente non te lo so dire quello che so però è che alcune delle misure che poi anche queste derivano da una uh, da un miglioramento delle performance della pubblica amministrazione hanno ridotto uh, in modo sensibile uh, l'evasione oppure hanno reso più complicata l'evasione fiscale la fatturazione elettronica che è una delle cose buone fatte da renzi sicuramente ha aiutato molto perché l'obbligo della fatturazione elettronica ha sicuramente non ha zerato quel problema però sicuramente ne ha ridotto l'impatto una delle misure su cui verrà valutata l'economia italiana e il PNRR italiano sarà la riduzione del tax gap noi abbiamo una uh, una mh, differenza rispetto alla media europea che è di circa 20 punti dobbiamo recuperare uh, economia non osservata quindi tassazione a tassazione circa 20 punti per essere in media europea non è un caso che in questo caso è stata proprio la commissione europea a volerlo la Commissione europea ha posto fra gli obiettivi proprio il recupero del tax gap. Come lo si farà? Vedremo. Quello che si può vedere in questo momento è che l'unica misura presa dal governo Meloni per recuperare il tax gap è quello di darare il concordato preventivo. Cioè, Concordato preventivo consiste in due parole, parole molto, molto esemplificate, uh, consiste nel dire tu non hai pagato le tasse, mettiamoci d'accordo su quanto me ne devi dare, in maniera proprio elementare, elementare, elementare. Questo è il concordato preventivo, che vale novità per le partite IVA da quest'anno. Prima uh, c'era un'altra forma di concordato preventivo che valeva per le aziende. Fino adesso queste sono le misure. Poi vedremo se il governo Meloni l'anno prossimo penserà a qualcos'altro, non credo. Eh, dico l'anno prossimo perché poi nel 2025, 2025 sarà l'anno in cui si dovrà cominciare a tirare una riga, che poi la cui conclusione arriva nel 2026. Altrimenti i soldi del PNRR, una parte di quelli che abbiamo preso e sicuramente una parte ancora più grande di quelli che prenderemo cominciano a essere a rischio. Non so se ti ho risposto, ma. Eh, oh, si sente perfetto. No, se la diversa allocazione dei tributi su, più, su diversi livelli di governo può aiutare nell'efficientare la spesa pubblica. Se noi siamo in provincia di Trento, per esempio, non può rendere più consapevole il fatto che io spendo tot e cioè, lo vedo dove viene speso più o meno, perché in realtà l'autonomia e il federalismo sono due vero diverse una È vero, è vero, è vero, è vero, allora, allora. allora. Entrate e spese, entrate e spese, spese, spese. Circa un terzo, no, meno di un terzo, un quarto della spesa pubblica viene spesa attraverso l'amministrazione pubblica locale. Quanta parte di questa spesa pubblica? allocata o comunque la cui um, responsabilità di allocazione dipende dall'amministrazione dalla, dall pubblica locale è invece alimentata dai tributi locali una parte mia tutti quanti noi paghiamo la dizionaria paghiamo l'IRAP che è un'altra l'IRAP è, una, è, è un abominio per come è pensato è proprio un abominio tra l'altro ha un gettito molto limitato tutto sommato, perché il gettito dell'IRAP è intorno ai 25 miliardi. Tra l'altro vi raccontano che senza l'IRAP si... serve a pagare la sanità. L'IRAP, incassiamo dall'IRAP 25 miliardi, spendiamo in sanità 134. Evidentemente c'è qualche cosa, o non sappiamo fare i conti, che è pure possibile, ma così macroscopicamente evidente che non funziona così. L'IRAP serve a pagare una parte della sanità, ovviamente, eh, però adesso non entriamo nel, nel, nel discorso perché è veramente troppo articolato. Um, quindi abbiamo come dato di fatto che i, eh, le tasse locali che paghiamo eh, non sono sufficienti a coprire le spese che invece vengono eh, allocate. Allora, un'autonomia maggiore, una capacità di uh, imposizione fiscale maggiore, uh, un controllo anche dei cittadini. Quando qualche anno fa um, si, 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 si parlava molto di federalismo, come al solito si parla molto per anni, poi quando lo si fa lo si fa male. La riforma del titolo V della Costituzione è stato un disastro epocale, per come è stato scritto e per come è stato applicato. Una delle ragioni per uh, il federalismo era responsabilizzare uh, cittadini e amministrazioni con un controllo dei centri di spesa da parte dei cittadini, ragionamento che fila naturalmente ma che evidentemente non è così automatico perché appunto il titolo quinto si è rivelato un disastro e ancora più secondo me macroscopico di fronte ad un'emergenza come quella che è stata del Covid, il sistema regionalizzato della sanità ha mostrato tutti i suoi difetti. Durante il Covid, allora la spesa sanitaria funziona in questo modo, è una spesa nazionale allocata uh, in modo decentrato, regionalizzato. Montante 134 miliardi. Questi 134 miliardi vengono divisi per regioni, c'è un tavolo tecnico che si riunisce due volte l'anno fra conferenza Stato-Regioni, si decidono, si fanno i piani poliennali, si decide quanto deve essere dato alla provincia autonoma di Trento, quanto deve essere dato alla regione Lombardia, quanto deve essere dato alla provincia autonoma di Bolzano e così via, quanto deve essere trasferito fatto naturalmente anche il conto su quanto la provincia autonoma di Trento quella di Bolzano e la regione Lombardia incassano con le tasse proprie c'è controllo in quel caso? evidentemente no non c'è controllo dei cittadini c'è controllo sulle tasse locali da parte dei cittadini? io non l'ho visto io non l'ho visto io non ho mai visto neanche una formazione politica civica che dicesse a questo o a quello amministratore noi cittadini abbiamo pagato le tasse e le ha usate male. No, poi liberi di smentirmi, oppure se arriva qualche evidenza empirica che devo essere smentito, fate pure. L'accetto e, e cambio idea. In linea teorica ci sarebbe questo. Nella linea pratica, almeno per l'esperienza che abbiamo fatto con, ripeto, la regionalizzazione delle, della spesa sanitaria o piuttosto con, uh, con la riforma del titolo V, non vedo risultati. Anzi, anzi, di fronte ad un'emergenza come quella che abbiamo vissuto nel 2020, il mancato coordinamento dei sistemi sanitari regionali è stato un problema gigantesco i dati che non arrivavano. Non so se noi lo facevamo, noi abbiamo fatto anche lettere e petizioni per avere, per avere gli open data. Non riuscivamo ad avere, cioè fra di noi, quelli che lavorano sui dati, eh, noi i libri, World, ci sono eh, gli statistici, i demografi, gli economisti che fanno econometria, ci sono fra di noi. Volevamo i dati per capire. E quando scrivevamo al Ministero della Sanità la risposta era la Regione Veneto non ce li manda, la Regione Campania non solo non ce li manda, ce li manda ma sbagliati. Allora un sistema decentrato secondo me funziona se e solo se ha piena autonomia e non un'autonomia, a proposito di questa materia si dice che l'autonomia è concorrente, cioè non c'è mai la piena autonomia. Autonomia concorrente significa che quando dobbiamo fare una cosa, ci sediamo insieme e vediamo chi la fa, oppure la facciamo insieme. Dicevo: un sistema decentrato funziona se e solo se, se c'è autonomia piena. Io non so se si può mai raggiungere un'autonomia piena, non so nemmeno se sarebbe il caso di, di, di avere un'autonomia piena. Almeno su certe materie. Sicuro quella che abbiamo adesso, alla prova dei fatti, si è rivelata inefficiente, come, dato che lei parlava appunto prima di innovazione, soprattutto, no? Quindi, giusto, e come collocare il discorso di intelligenza artificiale in questi prossimi anni, proprio a livello anche di economia, sugli, sugli effetti positivi, che, anche magari un po' più complicati? Dal punto di vista anche proprio della disoccupazione o potenzialità di occupazione, dipende, prego. Bellissima domanda. Altro convegno, rispondo per sensazione perché non mi occupo di, di, di intelligenza artificiale. Però, de, dato quello che abbiamo finora detto sull'innovazione, mi sento di poter dire questo fino a che in Italia. Soprattutto in Italia, a differenza di quello che viene fatto negli altri paesi, problemi o opportunità come quelle dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, dello sviluppo dell'intelligenza artificiale verranno affrontati sotto il profilo etico, noi saremo destinati a restare indietro. Ci sono paesi che lavorano sull'intelligenza artificiale, che cercano applicazioni dell'intelligenza artificiale per migliorare le performance di tutti, dall'amministrazione pubblica ai soggetti privati, alla medicina e a, a mille altre cose, il dibattito sull'intelligenza artificiale in Italia è tutto orientato secondo la domanda, è una cosa etica o è una cosa non etica? Se continuiamo così, gli altri andranno avanti e noi staremo qui a chiederci. Se dobbiamo utilizzare l'intelligenza artificiale per sapere, alla fine, se nella carbonara ci va il guanciale o ci va la pancetta. L'intelligenza artificiale in Italia ci risponderà a questo quesito secolare. Fino a che l'atteggiamento nostro, dei politici, sarà questo, noi resteremo indietro e gli altri andranno avanti.